Però è la quotidianità, bisogna ribadirlo sempre e bisogna cercare di attuarlo giorno per dopo giorno. Ogni cosa che facciamo adesso è stata in qualche modo il frutto del lavoro fatto negli anni dai nostri predecessori e questo viene portato avanti, viene testimoniato dalle tante opere che oggi, in questi giorni, potrete ammirare in questo luogo della cultura, in questo luogo che è stato destinato a questa attività. Per questo ringrazio ovviamente moltissimo l'Associazione Amici del Museo perché da anni si dedica a questo tipo di lavoro, è molto costante, un lavoro metodico, meticoloso, che fa lustro, diciamo, alla nostra amministrazione, lo dobbiamo riconoscere, io e il vice sindaco Cristina Minardi che a fianco portano avanti tantissime iniziative, ma senza queste organizzazioni associative le amministrazioni sarebbero in vera difficoltà e noi per quello che è il nostro piccolo spazio di risorse che abbiamo cerchiamo ovviamente di farlo volentieri, mettendo a disposizione gli spazi, mettendo a disposizione il nostro personale, ringrazio anche i ragazzi del servizio civile che in questo periodo si sono dedicati, ringrazio le bibliotecarie, ringrazio ovviamente tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito e collaborano per questo tipo di iniziative. Per cui grazie ancora, cercherò di essere presente in questi 2 giorni perché insomma sono molto curioso, io vengo da questo territorio e ogni volta scopro qualche cosa che non conoscevo, con molta umiltà e molta modestia. Per cui dico veramente allarghiamo il nostro orizzonte perché c'è molto da guardare, molto da vedere, molto ancora da incamerare. Grazie e buona giornata a tutti.